Per il Tantam Online siamo qui con Giobbe Covatta. Sono io. È lui. Allora vorrei chiederle, il tema di questo Todi Arte Festival è stata la resistenza teatrale. Che cosa può aggiungere a questa tematica, sulle cose che si possono fare appunto come per il teatro, in difesa del teatro? Ma io credo che sia già stato detto molto in questo senso qua, non vorrei ripetermi, non vorrei ripetere cose già dette, ma mi sembra che ci sia proprio il minimo, abbiamo superato il minimo, l'indispensabile per la sopravvivenza del teatro, quindi insomma più di questo che vogliamo fare, anzi meno di questo, che si può fare? La comicità è una chiave di lettura ulteriore, un'arma in più in favore del teatro in un certo senso, anche come diceva Costanzo in questi giorni, nel senso portare la gente a teatro per farla divertire. Cosa ne pensa di questo? Ma io questo ovviamente sfondo una porta aperta e quello faccio, capito, nella vita, cerco di far divertire il prossimo mio come me stesso e a volte ci riesco, a volte no, però devo dire che avvicinare la gente al teatro, specialmente avvicinarla, che significa gente che non c'è mai stata o che non ha dimestichezza col teatro, se va per la prima volta in teatro e si vede una performance particolarmente pesante o particolarmente noiosa, credo che questo in qualche maniera allontani. Teatro comico, la farsa, la visione comica della vita in qualche maniera, insomma, è anche facile da essere fruita, il che significa che poi insomma, chi viene a teatro a vedere uno spettacolo comico di solito esce, non soltanto divertito ma ben disposto anche per un futuro teatrale. Lei comunque ha sempre trovato anche degli spunti per far riflettere gli altri e quindi parlo, non proprio di un teatro civile, ma quantomeno ha introdotto sempre degli argomenti che hanno degli scopi comunque benefici in qualche maniera, giusto? Ma quello è lo scopo del comico, nel senso che poi ultimamente si è fatto del comico, si è assegnato al comico un ruolo che non è il suo, cioè che è quello di risolvere i problemi. Il comico ha il ruolo di sottolinearli i problemi, non di risolverli. La soluzione del problema poi dovrebbe essere affidata alla politica. Il problema dove sorge? Quando viene meno la politica. Allora uno dice, tu che fai tanto lo spiritoso, che ci fai, che ci accusi di queste cose, risolvilo. Non è così, non funziona in questa maniera, capito? Io sottolineo e poi c'è un altro che risolve. Che dovrebbe risolvere. No, questo lo dico anche per spezzare una lancia a favore di Beppe Grillo, del povero Beppe sì. Grillo, che sa pigliano tutto con Beppe Grillo perché non risolve i problemi che sottopone all'attenzione pubblica. Ma perché dovrebbe risolverli? Non è lui che li deve risolvere. Non è che i comici possono fare. È comico dai tempi antichi, quelli dei giullari. Facevano quello, puntavano il dito, punto. Esatto. Comunque può farci un saluto? Sì, ciao, come sono andato? Benissimo, grazie.